Ben ritrovati con Agrimag News. Le notizie che hanno messo in allarme gli olivicoltori è l'eliminazione della disponibilità del dimetoato, una sostanza attiva molto utile per combattere la mosca delle olive. Siamo con Salvatore Germinara, entomologo dell'Università di Foggia, a cui vogliamo chiedere quali sono i mezzi alternativi per difendere le olive dagli attacchi di mosca, visto che un prodotto molto efficace era il dimetoato. Il dimetoato è stato utilizzato per tantissimi anni per combattere le larve, perché essendo un prodotto citotropico viene impiegato per colpire le larve appena nate dalle uova, appena dopo la schiusura delle uova, e quindi è un mezzo utilizzato per la lotta larvicida. Con l'eliminazione del dimetoato ci dovrà essere un cambio epocale nella strategia di lotta contro questo importantissimo insetto. Immaginate che l'insetto, la mosca dell'oliva, è l'insetto più studiato al mondo probabilmente. Le alternative quali sono? L'alternativa sarà di incominciare ad adottare, come già del resto già si fa, una strategia adulticida, quindi utilizzare tutti quei mezzi di controllo che sono rivolti a contenere la popolazione adulta. In particolare ci sono oggi dei metodi di lotta che vengono definiti attract and kill, ovvero attira e uccidi, che servono sostanzialmente ad attirare gli adulti che si nutrono oppure vengono a contatto con una superficie trattata con un insetticida e quindi ne determina la morte dell'adulto. Ovviamente il cambio della strategia dove sta? Sta nel fatto che cambiano i momenti di applicazione di questi mezzi di lotta, che ormai non possono essere più essere guidati dalla presenza o meno di larva all'interno dei frutti, ma bisognerà fare sempre più affidamento sulle trappole di monitoraggio degli adulti, quindi appena dopo l'inizio delle catture bisognerà già intervenire in campo con questi strumenti. Un'altra interessante applicazione che si sta sviluppando poi è quella delle polveri inerti, quindi parliamo di caolino, parliamo di zeoliti, che diciamo, creando questa patina, un film intorno alla vegetazione, hanno un effetto mascheramento alla vista dell'insetto e probabilmente anche agli odori. Questo è un aspetto che stiamo approfondendo proprio all'Università di Foggia, per cercare di distrarre, disorientare in qualche modo l'insetto dalla ricerca della pianta ospite. Ecco, lei sta parlando di una lotta più che altro indiretta, ma per chi non può utilizzare questi mezzi che sono abbastanza impegnativi e molto tecnici e vuole effettuare una lotta diretta, ci sono ancora sostanze attive che possono dare una mano? Allora, come sostanze attive che possono essere utilizzate, ci sono alcune molecole insetticide che per esempio l'uso di alcuni piretroidi, alcuni prodotti di contatto, ma che vengono sempre utilizzati per la lotta adulticida. Rimane un ulteriore prodotto, che il cui principio commerciale è il Fosmet, un altro estere fosforico che teoricamente su alcune varietà potrebbe essere utilizzato. Anzi, il Fosmet, diciamo proprio qui in Puglia, viene indicato per la lotta contro la mosca sulla coratina, perché teoricamente entro certi dosaggi la coratina è una varietà sensibile all'azione del dimetoato, ha una certa fitotossicità il dimetoato nei confronti di questa pianta. Il disciplinare della Regione Puglia prevede anche l'impiego di una molecola che è stata recentemente registrata sull'ulivo per il controllo della mosca, che è l'acetamiprid, che è un prodotto sistemico e quindi è indicato per le larve che hanno uno sviluppo endofitico, quindi si sviluppa all'interno dei tessuti della pianta, del frutto sostanzialmente. Quindi tempi duri con gli olivicoltori che dovranno cambiare strategie, modo di pensare, modo di applicare la difesa contro questo importante parassita che era una piaga per l'olivicoltura già dai tempi dei Romani. Torneremo ad aggiornarvi sulle novità su Agrimag News. Arrivederci.